Lasciate un like perché sono swag. Bella a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale. Oggi siamo al quarto episodio del Road to Division 1. Se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo comprato Biabiani, poi che Gakpe si era infortunato. Infatti ce l'abbiamo qua. Senza perdere tempo andiamo subito a giocarci le nostre due partite. Non si capisce perché quest'anno, per tornare a una partita in divisione, ci si metta così tanto. Ci vediamo quando trova l'avversario. Mi ha trovato un avversario, ragazzi, finalmente. Dopo 20 minuti di ricerca. Iniziamo subito. Ci accetta, accetta. Forza, gioca. 4-2-3-1 della Spagna. Pur sempre, comunque, giocatori buoni. 99 d'intesa. Valutazione 78. Vedremo, ragazzi. Vediamo come ci comporteremo contro questa squadra. Ragazzi, no. Bongura. Abbi cura di me, Carnier. Stai fermo, Bongura. Mamma mia, Diego, spazza, no, mamma mia, Rudiger, mamma mia, no, mamma mia, cosa avevo sbagliato, ragazzi, lui non si sa manco come ho fatto a pararla, non potevo già andare sotto, dai però, pare che me la chiamo, non mi segnano in una volta e mi segnano sul calcio d'angolo, ma vaffanculo. Prova il tiro! Mamma che gol! Arriva il pareggio! Furia! Mamma mia che gol, ragazzi! Sotto l'incrocio! Arriva il pareggio, meno male, ragazzi! Banchier! Mamma mia, che grandissimo tiro che ha fatto sotto l'incrocio, l'ha messa! Mamma mia! No, manco Biabiani, ragazzi! Ho sbagliato pure il giocatore! C'è Biabiani a 69, 64 di tiro, eh? Non per dirvi. Mamma mia, la ripartenza. Matri. Palacio, prova il tiro Palacio, parata. Mannaggia la miseria, potevamo andare in pareggio. Potevamo andare in vantaggio. Calcio d'angolo, ci sviluppi nel calcio d'angolo. Tirano, niente, esce il portiere. Mamma mia. Menez. Rientra Menez. Lo vede. Ma che passaggio di merda. Mamma mia, ragazzi. Tutti i rimpalli ha vinto questo. Non si può giocare così! No, che punizione è! Ti butta a pesce di vacca sotto sopra di me, è normale! Finisce quindi il primo tempo 1-1, ragazzi. Iniziamo subito il secondo tempo. Vediamo. Sono molto timoroso di queste cose. Ho paura. Il cross di Diego Capelle di testa, niente. Dai, ma che gol è, ragazzi? Ma veramente, ma che gol è? Ma per favore, il mio portiere è dentro la porta, l'ha presa la palla. Ma che merda è? Ma per favore, ma bagura di merda, vaffanculo. Vabbè, ragazzi, è anche la prima partita del giorno, quindi sono ancora freddo. Sì, però che cazzo, non mi può segnare così! Non mi può segnare così! Mannai, 3-1, ma che cazzo di gol è ogni volta? Mi difensore se ne vanno a fanculo, guardate, era solo quello. Mamma mia, ragazzi, 3-2. Palacio di testa, devo segnare con Palacio di testa. 3-2, vediamo se riusciamo almeno a pareggiare. No, sì, vabbè, dai, avete visto, ragazzi. Cioè, avete visto. Il mio difensore sbaglia. Ma che cazzo di... Questa partita è proprio no, ragazzi, è proprio no. Cioè, avete visto, il mio difensore manca la palla di testa. Ma si può mai giocare così? Cioè, guardate. Finisce la partita, ragazzi, 4-2. La prima sconfitta della divisione 9. Ma vaffanculo, ma che partita è, ragazzi? Dai, me l'avete pure visto voi. Non si può mai giocare con questi script di merda. Cioè, i miei giocatori saltano e non prendono la palla. Mi sembra una cosa giusta. Guardate come sono combinato. Sono combinato con due infortunati. Ragazzi, ho deciso di cambiare modulo perché il 4-1-2-1-2 non mi garbava tanto. Andiamo comunque a cambiare modulo e quindi andremo anche a cambiare gli esterni, perché questo è infortunato, quindi vedremo se comprarne un altro, comprargli comunque la guarigione. Cioè, andiamo a comprare Kishna, 1900, spesi bene perché è un giocatore pure buono, ottimo pure nella compravendita, se non vi siete visti il video sulla compravendita. Lo andiamo a mettere subito nella rosa attiva, cioè andiamo a comprare pure Kuchka, che ci serviva un altro centrocampista. Lo mettiamo subito nella rosa attiva.
Ci andiamo a comprare pure Manolo Gabbiadini, ragazzi. Mettiamo subito nella squadra perché ci serviva anche un ricambio per Menez. E quindi penso che la squadra può essere ora al completo. Andiamo subito a controllare. Menez è infortunato, lo andiamo a sostituire con Manolo Gabbiadini. Gabbiadini, non Gabbadini, Gabbadini non lo conosco. E quindi penso che possiamo subito andare alla ricerca di un altro avversario. Troviamo subito questo giocatore. Vedremo che squadra ha. Allora, abbiamo un 4-1-2-1-2 italiano. Mamma mia, ragazzi, Salah e Kisna. Esterni potentissimo, ovviamente. Poi, ovviamente, attacco Icardi, Giuseppe Rossi. Una squadra piuttosto forte, con giocatori piuttosto forti fisicamente, forti velocisticamente, forti in tutto. Vediamo cosa ci presenta questa partita. Partiamo subito. Mamma mia, Manolo, Manolo. Lo vede Manolo, 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 ma Manolo. Manolo, ti sei perduto in un imbuto. O come cazzo si diceva? No, mamma. Fermiamoli. Mamma mia, Rudiger. Fermata potentissima. Mamma mia, Kucka. Via, via, via. Van Kier. Ma fa culo. Van Kier è tu. Mamma mia, che tiro di cacca che hai fatto. Che schifo. Salah. Salah quel che è Salah. Ma dai, Salah, mangi salatini, veramente! T'ho appena toccato e ti ha dato il fallo! Salatino di merda! Meno male, tanto l'aereo che passa! Grazie all'Italia! Grazie! Manolo! Mamma mia, lo vede! Van Kier! Van Kier! Van Kier! Mamma, cosa fa Van Kier? Parata! Vaffanculo! Non ce la faccio più, voglio segnare! Mamma mia, Paolo, 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 zitti, 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 zitti! Mamma mia, queste fa finte, finte, contrafitte, meno male. Scesi, ma che fai? No, vabbè, se non è fallo questo, con un ciuccio ciuccica. O come cazzo si chiama, che è 80 da fisico. Dai, ma che gol è? Ma dai, tutti io li prendo i gol di merda. Attacco da mezz'ora, questo tiro ha fatto. E ha fatto gol, ma che merda, ragazzi. Guarda, gol. E lo sapevo io! E lo sapevo io! 2-0! Ma che cazzo è? Il mio portiere si butta proprio così a pesce! Ma si può mai giocare così, ragazzi? Due gol di fila mi ha fatto! Non si può giocare! Questo è un FIFA di merda! Mamma che merda! Guardate! Finisce 2-0 il primo tempo, ragazzi! Ovviamente stiamo perdendo! Non si capisce come si fa a perdere con due tiri consecutivi in porta! Mamma mia! Palacio! Prova il tiro a giro, Palacio! Mannaggia la miseria, era fuori dal era fuori dalla porta il portiere, perché non mi getti la porta? 2-0, ma possiamo perdere con due tiri consecutivi in porta? E l'altro poco pure un gol di testa, perché questo ci mancava. Vabbè, guardate, ora prende, tira, gol. Ci mancava, ma ci mancava! Ma ci poteva mancare che il portiere non ne prendeva una! Ci poteva mancare che il portiere non ne prendeva una! Mamma che gioco di merda, ragazzi. Ma veramente. Ci poteva mancare il portiere. Non ne blocca una. E ovviamente sempre sulla ribattuta. Tre tiri, tre gol, ragazzi. Ma stiamo scherzando. Forza, tanto mai per finire. Segni 4-0. Perché tanto non è finito. Guarda, ora il portiere manca la palla. Ecco, e ci mancava. Ragazzi, ormai è tutto scritto. Quando uno deve perdere, deve perdere. Ma veramente. Poi questi veramente mangiano. Uno mangia salatini e l'altro mangia semolino. Basta che. Che cazzo di FIFA è? Che basta che lo tocchi un secondo ed è fallo. La mia squadra non c'è, proprio è assente. È assente, forse. Guarda, zitti, zitti tutti. Ho segnato un gol al 90esimo. Ho segnato un gol al 90esimo. Stiamo zitti tutti. Forse questa è la volta buona che ho segnato. Finisce la partita, ragazzi. 3-1 perdiamo. Due sconfitte che. Non vanno per niente bene. Non vanno per niente bene, ragazzi. Abbiamo cambiato modulo apposta perché il 4-1-2-1-2 non mi garbava tanto. Facciamo due sconfitte di fila. Ma queste due sconfitte di fila, cioè due tiri. Ha fatto tre tiri, tre gol e ha segnato. Va bene così, andiamo avanti così, ragazzi. Cosa vi devo dire? Vi posso solo dire di sostenermi con un like, di condividere il video, di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti. Trovate tutti i link dei social in descrizione. Bella, ragazzi. On the outside.